momento positivo perché si arriva da due vittorie consecutive con l'Imolese e serve la terza. Ma sicuramente serve dare continuità, quindi se riusciamo sarebbe veramente molto molto positivo, perché cresce l'autostima, cresce anche la voglia di questi ragazzi di riproporsi ad un certo livello. Come sta il Pescara adesso, Presidente? Si è data una spiegazione di quel momento un po' difficile che difficile che ha attraversato la squadra? Ma io credo che bisogna ripartire dall'inizio. Noi all'inizio abbiamo avuto 2-3 risultati condizionati molto da decisioni più che discutibili, e poi si sa che quando le cose cominciano bene magari l'entusiasmo cresce, i giocatori ottengono anche dei risultati inaspettati, viceversa magari c'è qualche contraccolpo. L'unica spiegazione che do è questa, perché poi la squadra è la stessa, la medesima, quindi così come stiamo facendo adesso abbiamo fatto nelle partite precedenti. Purtroppo abbiamo perso dei punti importanti con delle squadre che tutti quanti pensavamo di poter battere facilmente, invece così non è stato, perché questo è un campionato dove non c'è nessuna squadra che puoi sottovalutare. C'è stato un momento che ha pensato devo esonerare Auteri? Mai, ma non lo dico oggi, l'ho sempre detto e lo ribadisco oggi, mai pensato, perché ripeto, questo è uno sport dove se non crei, non provi a creare qualcosa, non vai da nessuna parte. Chiedo l'ultima cosa, chiedo Presidente, qualche infarinatura di mercato, potrebbero uscire in tanti, potrebbe esserci qualche ritocco in entrata, la leggiamo così? Sì, anche se purtroppo noi abbiamo sempre il problema che prima vengono fatte le uscite e poi le entrate, perché siamo già completi e quindi se non esce nessuno facciamo fatica a far entrare qualcun altro. Galano è la volta buona che si risolva la situazione, nel senso troverà squadra? Ma io me lo auguro per lui e per noi, perché se non c'è la possibilità di recuperarlo qui è giusto che vada a giocare da qualche altra parte e noi magari trovare qualcuno che possa fare il caso nostro.